Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti in un nuovo video dopo eventi e altre cose di eventi, video eventi, cose inutili che non abbiamo registrato nelle settimane scorse. Oggi finalmente un video utile su una periferica. Sì, una bellissima, veramente bellissima periferica che ci ha stupito in tutto e per tutto e che poi ha anche una chicca finale. Ovviamente torniamo a parlare di Ozone, come avrete capito dalla copertina, dal titolo e da tutto quello che abbiamo fatto come premessa fino ad adesso. Parliamo della Strike Battle. Sì, questa tastiera che, come potete vedere, è tankyless, come direbbero, tankyless, come direbbero gli Sgleb Boys. È molto, appunto, compatta, essendo appunto tankyless. Lo vedete, è compattissima, è forse il tastierino più piccolo da gaming che abbiamo mai provato. Anche più piccola, anche della nuova Touch. È vero, anche più piccola di quella della Cooler Master. Oltretutto, qualitativamente parlando, e visto che parliamo appunto di qualità costruttiva, ci sembra anche superiore, in quanto qua troviamo l'alluminio, che è veramente molto bello, questo rivestimento rosso è stupendo. C'è anche il rivestimento nero uguale, sempre in alluminio, che è ancora più bello. E il case, lo chassis inferiore è in ABS, quindi comunque una plastica abbastanza dura e resistente. E in generale la struttura della tastiera ci sembra decisamente resistente, decisamente compatta. Voi direte, ovviamente è già compatta la tastiera, quindi facendo una struttura in alluminio rende ancora più compatto il tutto. Esatto, in più la comodità non è neanche poi così male, nel senso, essendo una tastiera comunque senza tastierino numerico, ci si trova bene, si usa tranquillamente. E per il gaming è fantastica, perché comunque troviamo gli Cherry Red, appunto, in questo caso parliamo dei Cherry MX Red, ma la tastiera la potete trovare, anche se non proprio qui da noi, con altri tre tipi di Cherry, ovvero i blu, i brown e i black. Diciamo che questo è, noi la produciamo così, la vendiamo solo in Italia praticamente Red, perché in questo paese le trovate solo con gli MX Red. Dato che molti di voi sappiamo già che ci chiederanno: ma quanti miliardi di colori può fare l'illuminazione super figa? Ozone ha questa politica che praticamente include solo un tipo di illuminazione, che in questo caso è red. Ovviamente, essendo la tastiera anche in colorazione red, è red, impostata su 4 livelli di luminosità e il pulsante. Esatto, il classico pulsante che state vedendo anche adesso più o meno. Velocemente, l'aspetto l'abbiamo detto bene o male, quindi la mancanza del tastierino numerico, la compattezza. Questa tastiera è una tankyless, ma fatta tankyless a filissimo, infatti ci sono proprio i tasti a filo con la struttura della tastiera, forse è anche per questo che è molto molto compatta. Questa è una cosa figa, ma al contempo Ozone, diciamo, come costruzione, i tasti si levano con una facilità pazzesca, per cui vi capiterà, e ci è capitato più volte durante la recensione, di prendere dentro e saltano via i tasti per niente. Per cui non è che ci vuole, sono duri e devi tirarli fuori come gli altri, è proprio, ragazzi, un robino apposta, no? Questi qui li lanciate proprio. Veramente una pressione minima basta per levare tutti i tasti, fare una strage di tasti se li toccate dentro per sbaglio. Per cui questo, diciamo, è un po' una nota negativa. È una cosa che avevamo notato anche con l'altro modello che abbiamo recensito Ozone, però non abbiamo pensavamo fosse del modello, invece proprio la costruzione dei tasti Ozone. Ma è proprio Ozone che fa così, non capisco se è una cosa probabilmente voluta. Esatto, infatti probabilmente è anche un po' voluta, perché nella confezione non c'era né in questa né nell'altra il grippino per togliere i tasti, quindi magari è una cosa che fanno loro volutamente, anche se ovviamente non è così accentuata, non è che se capovolgete la tastiera vengono giù i tasti, cioè non esagerate anche voi col prenderla questa osservazione. Però diciamo che è vero. Il cavo USB filo intrecciato da 1,5 metri è ottimo sia a livello di lunghezza che a livello di fattura. Ha la placatura in oro, che è il solito dettaglio per voi giocatori che volete un pulling rate ottimizzato, anche se poi quello che inficia nelle prestazioni è poco un cazzo ovviamente, però anche nel pulling rate arriva a 1000 Hz, quindi un ottimo, ottime prestazioni anche per quanto riguarda proprio la reazione della tastiera. È solo tastiera, nel senso che non ha nessun hub di nessun tipo, e che cacco vogliamo, ragazzi, poi è compattissima. Non possiamo volere la luna, anche perché a momenti non ci sta neanche un USB talmente sottile. Il software invece ci dà parecchie possibilità. Assolutamente, cose fighe che possiamo dire. Anzitutto
Questi due tasti qui vi permettono di cambiare il tempo di reazione dei tasti, quindi potete partire da un millisecondo di reazione dei vostri CRM, XY Red piuttosto che blu, piuttosto che brown, eccetera eccetera, fino ad arrivare a 16 millisecondi, quindi in base a quello che è il vostro utilizzo potete regolare un po' la velocità. In più ha una trentina di tasti programmabili sull'ottimo software integrato, ovviamente, che è possibile scaricare dal sito Ozone. E appunto potete programmarli per qua fare quello che volete. Anzitutto i 6 tasti macro, proprio macro e basta, che trovate qui, che chiaramente sono in corrispondenza dei classici tasti fine cance, ins e freccine direzionali per scorrere in su e giù la pagina. E poi multifunzione, ovviamente. Più la gaming mode, che è questo tastino qui che potete attivare schiacciando lo zone più il tastino, che è quello che i giocatori usano, anche se non so se la usano così tanto. No, beh, a me succede comunque alcuni giochi hanno rottura di balle se ti... Per togliere lo start, il Windows, quello che state vedendo dietro di noi. Bene ragazzi, eccoci giunti alle conclusioni. C'è poco da dire perché questa tastiera è piccola, compatta, però è anche molto 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 buona, anche perché il prezzo non supera gli 80 euro, e questa è una notizia che veramente dovrebbe farvi cadere dalla sedia, perché se volete una tastiera illuminata, di qualità ottima, con dei share ottimizzati per il gaming, beh ragazzi, questa tastiera a 80 euro direi che è un best buy sicuramente. Infatti non ci aspettavamo fosse così buona. Lui, che è un cagacazzo per le tastiere, veramente, la prenderà finalmente, la usa lui, perché è una cosa, usa ancora la tastiera Microsoft da 20 euro, sto psicopatico di merda con tutte le tastiere che ci girano, boh, non lo so. E comunque ragazzi, veramente 80 euro li vale tutti, assolutamente. In più, per quelli di voi veramente gamer incalliti, è un'ottima occasione per prendersi una tastiera da portare in giro, cioè, perché per i LAN party, volendo, se siete proprio di quelli fissati che dovete portarvi in giro il vostro setup, una tastiera così compatta, così prestante, non c'è attualmente in commercio, perché la nuova Touch non è così prestante, ma soprattutto non a questo prezzo. E soprattutto non è così comoda, perché comunque è molto più spessa, molto più grossa e molto più pesante. Cioè questa qua veramente ragazzi pesa niente, non pesa neanche un chilo, è veramente leggerissima. Per cui la nuova Touch era molto più ingombrante come tastiera. Piccola sì, ma molto ingombrante e spessa, questa è sottilissima. Ragazzi, come sempre fateci sapere se vi è piaciuto il video, se questa tastiera vi ispira e se vi è piaciuta soprattutto per quello che vi abbiamo fatto vedere. E buon San Valentino!